Non basta il salva Piemonte, nei conti della regione c'è un buco da 300 milioni, squilibrio strutturale che nel bilancio 2015 permane. C'è anche il crowdfunding, ovvero una raccolta popolare di fondi, tra le ipotesi allo studio dei sostenitori dell'ospedale Valdese di Torino, che si oppongono alla sua chiusura. Intanto è attesa per gennaio del prossimo anno la decisione del TAR, al quale i cittadini si sono rivolti per bloccare la dismissione. Dopo Mafia Capitale cresce l'esigenza di maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione, anche nei centri di provincia. A Novi Ligure il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale ha chiesto chiarimenti sulla legittimità dell'operato del gruppo ACOS. Sì alla pedonalizzazione di Via Roma, il settimanale Cuneo 7 lancia in questi giorni una campagna a sostegno della chiusura al traffico della via centrale del capoluogo, già numerose le adesioni. Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con gli spazi informativi di GRP in apertura del notiziario, lo abbiamo sentito dai titoli ancora, la vicenda del bilancio regionale, perché a quanto pare il salva Piemonte non basta e non basterà per rimettere a posto i conti della regione. C'è un buco da 300 milioni, soldi che il Piemonte deve restituire alla Cassa Depositi e Prestiti proprio per finanziamenti ottenuti nel corso delle passate, dei passati anni e delle passate legislature. E senza ombra di dubbio una boccata d'ossigeno per i conti della regione, ma il salva Piemonte non basta. Per raggiungere il pareggio al bilancio del 2015 mancano ancora 300 milioni di euro, soldi che andranno restituiti alla Cassa Depositi e Prestiti, in quanto quota capitale di quei finanziamenti che proprio il Piemonte ha ricevuto dai fondi del risparmio nazionale. Chiamparino e Reschigna avevano chiesto di poter sospendere la restituzione per un biennio, richiesta che però almeno al momento non ha ricevuto risposta, anzi il Senato ha addirittura respinto un emendamento presentato dal vice capogruppo del PD di Stefano Lepri. Se fosse stato accolto, quei fondi sarebbero stati disponibili per gli investimenti, da dividere tra le varie voci dei capitoli del bilancio, dalle politiche sociali alla cultura. Resta dunque un buco nei conti della regione che non permette di scrivere la parola fine all'intera questione. Con l'approvazione della legge di stabilità, Chiamparino sarà commissario ad acta per gestire i fondi della legge Sblocca Italia. 1 miliardo e 400 milioni serviranno per coprire i debiti commerciali, 900 milioni per i debiti sanitari ed altri 500 milioni garantiranno ulteriori creditori. Imprese e fornitori vedranno onorate parcelle e fatture, ma già dal 1 gennaio la Giunta dovrà trovare soluzione allo squilibrio di bilancio che permane, magari mettendo mano alle partecipate e al personale, perché, come ha ribadito Davide Gariglio, segretario regionale del PD, oltre che capogruppo a Palazzo Lascaris, il Piemonte non ha chiesto al governo di ripianare il debito. Noi abbiamo chiesto al governo di darci una mano per poter affrontare in modo serio i problemi della regione Piemonte. Noi non abbiamo chiesto al governo nazionale di farsi carico del disavanzo della regione, come hanno fatto in passato altre regioni. Non è giusto, io credo che i piemontesi debbano fare con le loro fatiche e debbano fare da soli. Abbiamo semplicemente chiesto di avere una mano per poter superare questo momento di crisi, quindi splafonare per i primi due anni, di poter splafonare il tetto di pagamento dei mutui. Quindi sostanzialmente c'è stata una disponibilità del governo anche per quella vicenda della legge 35, cioè il problema dell'applicazione delle norme di una legge nazionale che avevano creato questo disavanzo, e che tutta questa cosa qui è stata fatta, quindi noi lo vediamo molto positivamente. Adesso tocca a noi fare la nostra parte e la faremo. Con la cronaca adesso, perché una donna di 47 anni è stata accoltellata a Torino dal marito, è successo nel quartiere Mirafiori, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Molinette con ferite al collo, al torace e alle addome. Le sue condizioni non sono gravi. L'uomo, che è un italiano di 54 anni, è stato fermato dalla polizia. Per lui l'accusa è quella di tentato omicidio.
Non ci sono solo i problemi però del bilancio regionale, ci sono ancora gli strascichi e i problemi relativi alla sanità, alla riorganizzazione della rete ospedaliera del Piemonte, e c'è chi si muove, c'è anche il crowdfunding, cioè una raccolta popolare di fondi. Tra le ipotesi, allo studio dei sostenitori dell'ospedale Valdese di Torino, che si oppongono alla sua chiusura. Intanto è attesa per gennaio la decisione del TAR, al quale molti cittadini si sono rivolti per bloccare proprio la dismissione del Valdese. Margherita Costa. Carla Diamanti, lei è la portavoce del movimento che sta cercando di salvare l'ospedale Valdese di Torino. È vero che avete pensato anche di attivare un crowdfunding per trovare i fondi necessari per tenerlo aperto? Sì, in realtà una delle proposte che è stata presentata all'assessore prevede proprio la partecipazione della popolazione con un azionariato popolare, quindi sì, se questa cosa va in porto attiveremo una forma appunto di raccolta fondi anche attraverso un crowdfunding, proprio per dare per la prima volta la possibilità alla gente di acquistare un pezzo di ospedale, insomma dare vita anche a una soluzione veramente innovativa e rivoluzionaria. Il 17 dicembre era attesa la sentenza del TAR che doveva decidere sul futuro dell'ospedale. Che novità ci sono? Non ci sono ancora novità, nel senso che il 17 si è tenuta appunto la discussione, le nostre due avvocatesse hanno sicuramente ben difeso e ben presentato la causa, adesso aspettiamo che il TAR si pronunci con la sentenza che aspettiamo per inizio gennaio. Perché è così importante tenere il Valdese aperto? L'importante perché quello che c'era all'interno del Valdese, che noi abbiamo in qualche maniera riassunto con percorso senologico valdese, era appunto un percorso, cioè una cosa che prevedeva non soltanto la diagnosi e la cura in maniera eccellente, ma cosa che avviene in tanti altri posti. Quello che c'era di particolare era questo percorso, per cui ogni donna veniva presa, abbracciata in qualche maniera dall'inizio fino alla fine, e questo faceva la differenza, nel senso che le persone venivano inserite in un percorso in cui non si dovevano preoccupare delle cose pratiche, quindi le cose pratiche erano compito dell'ospedale, della senologia, e già quando si ha una diagnosi di tumore mammario, sapere che non si deve avere, non ci si deve preoccupare delle prenotazioni, degli appuntamenti, del follow up eccetera, è una cosa molto importante. Questo è figlio, naturalmente era frutto dell'esperienza valdese maturata in tanti anni e sperimentata con successo in termini di risultati, in termini anche proprio economici, all'ospedale valdese. Dopo Mafia Capitale cresce l'esigenza di maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione anche nei centri minori. Succede ad esempio a Novi Ligure, ci spostiamo in provincia di Alessandria, dove il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale ha chiesto chiarimenti sulla legittimità dell'operato del gruppo ACOS. Ampio confronto in Consiglio Comunale a Novi Ligure. Il tema è di cronaca, le indagini che hanno portato agli arresti legati al sistema di corruzione emerso a Roma. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Gallo, ha chiesto maggiore trasparenza e attenzione, citando due casi facilmente riscontrabili di contatti, pur totalmente indiretti, tra la città di Novi Ligure e il mondo che caratterizza Mafia Capitale nei suoi attori primari, tirando in ballo anche il gruppo ACOS, detenuto al 64% dal comune di Novi Ligure, e citando il consorzio Formula Ambiente. Questo non significa che anche a Novi lo scenario sia lo stesso di altre realtà, spiega il consigliere, ma fa comunque crescere legittime preoccupazioni e necessità di chiarezza, oltre a sollevare legittimi dubbi sull'opportunità di alcune scelte e sulla trasparenza delle informazioni. Immediata la risposta di ACOS, che entra nei dettagli dei fatti con un comunicato per eliminare ogni dubbio. Formula Ambiente, che lavora in 80 città italiane, non solo risulta estranea ai fatti romani, ma l'assemblea dei soci a stragrande maggioranza ha recentemente votato l'estromissione di tutto ciò che era a dubbio dalla propria compagine societaria. Voler stabilire un rapporto tra questi fatti, Novi e l'ACOS, è il contrario delle intenzioni dichiarate di voler far chiarezza. Si vuole gettare fango con la speranza che qualche schizzo rimanga sul vestito. Non ci si rende conto che in questo modo si deteriora un patrimonio economico e sociale che non appartiene agli amministratori o alla maggioranza politica municipale, ma a tutta la città e al territorio, e che domani sarà governata da altri.
La motivazione sarebbe dunque politica. Vi sono componenti che esprimono una costante ostilità pregiudiziale, continua il comunicato, che sembra dettata proprio dal buon andamento di ACOS. Non osiamo pensare che costoro preferirebbero che ACOS si trovasse nelle stesse condizioni di molte aziende del settore, falcidiate dalla crisi e costrette a drastici ridimensionamenti di ruolo e di personale. E poi l'invito a seguire i corretti canali giudiziari se ci fossero dubbi a riguardo. Se il consigliere Gallo o chiunque altro ha elementi o anche solo sospetti, si rechi senza indugio presso la magistratura per denunciarli, oppure nel rispetto del suo mandato e del suo doveroso e legittimo ruolo di controllo e di critica, certamente fondata, rispetti anche il lavoro della nostra azienda e la nostra onorabilità. Fine anno, tempo di bilancio anche per il Consiglio regionale del Piemonte, che proprio in questi giorni traccia il suo bilancio di attività dei primi 6 mesi dall'inizio della nuova legislatura. In cima alle priorità dei consiglieri c'è la riduzione dei costi della politica, uno scandalo alla Rimborsopoli, assicura il vicepresidente del Consiglio regionale Lino Boeti, non sarà più possibile. Impegno massimo per la riduzione dei costi della politica, e questa la sintesi delle attività del Consiglio regionale del Piemonte nei suoi primi 6 mesi di vita dall'inizio della nuova legislatura. Il Consiglio regionale ha ottimizzato le sue risorse, lo dico qui perché occupa molto spazio sui giornali. Rimborsopoli non sarà più possibile perché oggi i consiglieri regionali non hanno più un budget a disposizione, è il Consiglio regionale che si occupa di fornire direttamente i servizi dai consiglieri, quindi quando sarà possibile chiudere questo capitolo doloroso, diciamo così, nella storia del Consiglio regionale, non sarà possibile che possa in qualche modo ripetersi. Il bilancio di previsione 2015 prevede un taglio alla spesa di circa 4 milioni e mezzo di euro, di cui 1 milione e 700 mila di risparmio dalle indennità di carica e vitalizi, 2,1 milioni per il personale e 500 mila euro per le spese di funzionamento dei gruppi consigliari, oltre a 300 mila euro di risparmi sugli affitti. L'ufficio di presidenza ha deciso infatti di completare con un investimento di circa 200.000 euro la ristrutturazione dei locali della sede dell'ex Banco di Sicilia adiacente a Palazzo Lascaris, in parte già utilizzati, per trasferirvi tutti gli uffici attualmente collocati in sede esterne come il Corecom e gli organismi consultivi e dismettere gli attuali affitti. Tra i provvedimenti più significativi approvati in questo inizio legislatura, la riduzione del 10% delle indennità dei consiglieri per un risparmio pari a oltre 800.000 euro e il taglio progressivo dei vitalizi degli ex consiglieri, ovvero meno 750.000 euro. I primi impegni del Consiglio nel 2015 saranno per l'approvazione del bilancio di previsione entro febbraio e poi la discussione in aula del piano sanitario. I provvedimenti che oggi hanno riguardo il sistema sanitario non sono passati attraverso il Consiglio regionale perché sono stati provvedimenti della Giunta, il Consiglio poi si occuperà dei provvedimenti relativi quando si discuterà del piano sociosanitario che finora non ha trovato ospitalità e non sarebbe stato possibile peraltro che questo si verificasse. Quindi c'è il bilancio di previsione, pensiamo di approvarlo entro febbraio e questo certamente rappresenterà un grande banco di prova per la maggioranza. Io sono sicuro che così come ho risposto finora, la maggioranza continua a rispondere in maniera positiva. Si stringe il cerchio intorno ai banditi che venerdì sera ad Asti hanno ucciso un tabaccaio in un tentativo di rapina. I carabinieri del comando provinciale hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza e hanno vagliato le testimonianze raccolte. L'attenzione si concentra soprattutto su quei criminali definiti che non vengono da lontano e che conoscono bene la zona di Corso Alba dove è avvenuta la tragedia. Un centinaio le persone controllate fino a questo momento. Approfondimento su questo fatto di cronaca nelle prossime edizioni dei nostri notiziari. Sì alla pedonalizzazione di Via Roma, il settimanale Cuneo 7 lancia proprio in questi giorni una campagna a sostegno della chiusura al traffico della via centrale del capoluogo della Granda, già numerose le adesioni. Continua a raccogliere sempre più consensi tra i cittadini cunesi la pedonalizzazione di Via Roma, centralissima strada del capoluogo. Sul numero uscito nelle edicole il 16 dicembre, il settimanale Cuneo 7 ha lanciato una vera e propria campagna a sostegno della chiusura al traffico nel salotto di Cuneo. L'obiettivo è quello di dare una dimensione più internazionale all'altipiano, emulando molte città italiane ed europee che già sono provviste di ampie zone pedonali nei loro centri storici. Per trovare alcuni esempi, non bisogna varcare nemmeno i confini del Piemonte. Basti pensare ai casi, tra gli altri, di Saluzzo o via Garibaldi a Torino.
A Cuneo si stanno concludendo i lavori sul tratto di strada che va da Piazza Galimberti al Palazzo del Comune, mentre stanno partendo quelli per la parte di Via Roma che porta a Piazza Torino. L'iniziativa di Cuneo 7 consiste in una vera e propria raccolta firme, una petizione popolare. La prima pagina del numero scorso presentava un coupon da compilare e recapitare alla redazione per dichiararsi favorevoli alla pedonalizzazione dell'antica contrada maestra del capoluogo. Nei primi 7 giorni dopo il lancio della proposta sono già numerosi i cuneesi recatisi in redazione e i talloncini pervenuti alla sede del giornale, testimonianza di una tendenza molto chiara. I cittadini cuneesi sono assolutamente favorevoli a Via Roma pedonale, una soluzione utilissima a rendere più bello e vivibile il centro storico della città. Il coupon sarà presente anche sui prossimi numeri di Cuneo 7, un mezzo in più a disposizione dei cuneesi per far sentire la propria voce ed esprimere la propria opinione in merito alla questione. La petizione continua, i sostenitori della pedonalizzazione sono sempre di più e la popolazione cuneese sembra fermamente decisa ad avviarsi sulla strada della modernizzazione della propria città. Il processo non può certamente essere immediato, ma passa anche attraverso iniziative come questa. Ugo Nespolo non è più presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Le dimissioni sono arrivate dopo mesi di polemiche per le difficoltà economiche della fondazione. È segno di un malessere che sarebbe meglio non ci fosse stato, ha detto l'assessore alla cultura della regione Antonella Parigi. Mi dispiace molto che Ugo Nespolo abbia deciso di lasciare la carica di presidente che ha ricoperto con autorevolezza e con spirito di servizio per oltre 3 anni. Il commento del direttore del Museo del Cinema di Torino, Alberto Barbera. Capisco che l'impegno richiesto in un momento difficile non si concilia così bene con il suo lavoro di artista. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione. L'informazione di Monitor torna come sempre su GRP nei consueti appuntamenti orari. A presto.